Siamo in piena tempesta. Che è successo? Che tempesta? Francesco Barbato, deputato di Italia dei Valori, la storia di Fini? Sì, l'ultima cosa, alla fine sono io il colpevole di tutto quello che succede in Italia, in Parlamento. Vabbè, un buffetto, Barbato, un buffettino le ha dato Fini, su, un buffettino le ha dato. No, ma neanche un buffettino, perché Fini non mi può dare buffettini. Ma è la fatta grossa, amico mio. No, io non ho fatto nulla di grosso, ho fatto il mio dovere. Che ho fatto di grosso? Ma no, ma secondo Parenzo lei non doveva fare quei filmati. No, ma insomma, è chiaro che se uno lo fa si aspetta poi la sanzione, il richiamo, il buffetto, lo sporcione. No, non c'è la sanzione, perché la casta non mi può sanzionare, non mi può giudicare. Ma la casta, anche lei fa parte del Parlamento, perché chiama la casta? Io sono un deputato, non faccio parte della casta, perché il deputato e il Parlamento sono delle cose sacre. Sì, ma Barbato, se lei fa delle riprese dentro la Camera, è evidente che poi qualcuno si incazza. Cioè, sono le regole. E se lei lì dentro ha ripreso e non si può riprendere, io capisco che lei è il deputato Sherlock Holmes, ma va benissimo, però uno mette in conto che poi c'è il richiamo, la sanzione, ma poi in fondo non è successo nulla, no? No, a parte che non è successo e non potrà succedere nulla, sì, per due ragioni. Cioè Fini Fini si è dimostrato uno che fa parte della casta in questo caso, con questo richiamo? Allora, del presidente Fini ne parleremo invece in altri filmati che ho. Cioè? Seguiranno, perché... Come seguiranno? Cioè, ci sono dei filmati contro Fini? Dei filmati su Fini? Io ho dei filmati in cui vi farò vedere agli italiani come funziona la casta in Parlamento e fuori dal Parlamento. Ma che c'entra Fini, scusi? No, ma c'entrano tutti, perché, o meglio, quasi tutti, è meglio essere... No, infatti, quasi tutti, ma scusi... Ma che filmati ha su Fini, scusi? Prego? No, su Fini, siccome lei ha detto di Fini ne parleremo con altri filmati, che filmati ci sono su Fini? Ne parleremo, perché a me piace sempre parlare con atti e con fatti. Non c'è dubbio, sì, però ci sono dei filmati, scusi Barbato, però lei ha detto una cosa, ci sono dei filmati che riguardano il presidente Fini? Ci sono dei filmati che riguardano l'attività del presidente Fini. Alla Camera? Esattamente, e ne parleremo naturalmente quando lancerò e farò diventare pubblici questi non c'è filmati. Dubbio, non vogliamo che si riveli nulla, però io dico una cosa, Barbato, sono dei filmati in cui Fini parla oppure delle persone che o no? Se mi ha detto che non vuole No, io le vorrei naturalmente, sto cercando di fargliele dire in maniera insomma perché a me piace essere poi corretto nelle cose che faccio, allora dire adesso cose che possono sembrare così. Lei ha detto ho dei filmati che riguardano il presidente Fini, volevo sapere se parla lui in questi filmati, se lei ha filmato Fini, lei ha ripreso il presidente? Allora, né Fini, né il presidente Fini, anzi, né i deputati questori, né gli altri componenti dell'ufficio di presidenza, ovvero i vicepresidenti, quattro vicepresidenti, insomma, non possono processarmi, né tantomeno devono pensare che possono fermarmi, perché non mi fermo, non mi fermeranno, perché io la casta la brucio, la casta la distruggo e non mi può fermare nessuno. Questo è stupendo, io l'abbraccio. Barbato, secondo me lei sta facendo... No, un attimo solo, scusa un attimo. Parenzo, perché lo attacchi? Non capisco perché lo attacchi. Ma non è che lo attacco, se l'onorevole Barbato dice che anche degli altri filmati sul presidente Fini allude, non ci dice su che cosa, è chiaro che poi uno si incazza, se lì dentro non si può riprendere, si aspetti la sanzione, lui deve dire io brucerò la casta, ma che cazzo brucia la casta? Dentro il Parlamento non si può riprendere, lui l'ha fatto, adesso allora, si vanta di averlo fatto, dice che combatte la casta, lui non ne fa parte, dice che ha dei filmati su Fini, che non si capisce quali filmati, cos'è, che filmati possono essere Fini, che manca un arancino alla camera, ma ti pare? Io ho ore di filmati. All'attacco, Barbato, all'attacco. Però io in campo perché voglio vedere agli italiani come funziona male una certa politica, ed è di questa politica che dobbiamo disfarcene. Io farò di tutto per eliminare questa politica fatta di privilegi, di ruberie, insomma, di tutti gli sprechi di questa politica inutile.
specialmente oggi, agli italiani bisogna dare delle risposte. E allora io continuo, a meno che non pensano di eliminarmi, ma io vengo dalla terra, io sono nato dove è nato Giordano Bruno, e devono bruciare i banchetti se vogliono fermarmi. Diversamente distruggerò questa casta che è in Parlamento e fuori dal Parlamento. Questo è l'annuncio di Barbato. Dunque ci sono molti altri filmati che lei ha, come dire, in archivio. I filmati di Barbato. Esattamente, esattamente. E ricordate un'ultima cosa. Io da deputato della Repubblica, quando sono in Parlamento, svolgo una funzione pubblica, quindi ho il dovere di denunciare situazioni irregolari, illegali, insomma tutto quello che ho visto. È un mio dovere denunciarlo, perché in quel momento io sono irregolare. Un pubblico ufficiale, ed un pubblico ufficiale, è un servitore dello Stato, e lo Stato non si serve. Parenzo, non si capisce niente però se parlate insieme, David. Sì, non mi fa capire, mentre infatti che cosa mi chiedeva? No, vada Barbato, lei ha il dovere. No, volevo dire che dovrebbero farlo anche gli altri deputati, quello che ho fatto io in Parlamento, perché noi deputati siamo dei pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione pubblica, anzi nel più alto consesso della Repubblica Italiana, e quindi sarebbe una ragione ancora più forte per comunque denunciare. Fini non mi può fermare, lei dice. Né Fini né nessun altro può fermarmi, perché davvero ne abbiamo le tasche piene, e di questa politica bisogna farne a meno. Sì. Oggi ho iniziato questo lavoro, anche oggi sono stato in Parlamento, e quando mi è stata notificata la diffida del Fini, presidente Fini, che ci ha fatto la bruciata? Nel modo più assoluto, l'ho letta, mi sono fatto una grande risata. Una pernacchia, magari, no? Facciamo una bella pernacchia. No, nel modo più assoluto, perché guardate, è risibile davvero che io debba essere interrogato o l'istruttoria di questo processo che mi vogliono fare lo inizino i questori, dei deputati questori della Camera. Sì. Allora, ne parleremo meglio nei prossimi giorni. Sì, vabbè, queste sono minacce velate, Barbato. Non sono minacce, perché io parlo sempre con atti e fatti, e parlo sempre Ma di che hanno verità. Fatto? Che ha fatto Fini? Che hanno fatto sti questori? Di che cosa sono colpevoli? Di sprechi, di ruberie, di frasi pesanti, di che cosa? Beh, i questori utilizzano dei mega appartamenti. E quello lo sappiamo. Fini invece? Lo sapete. Fini? E allora, del presidente Fini parleremo pure, sempre con a tempo debito, naturalmente riportando fuori delle verità che oggi pensano loro di occultare, di coprire, di bloccare, ma ripeto ancora una volta, non mi bloccherà nessuno, perché devo continuare a fare il deputato per i cittadini. Benissimo, abbiamo la borsa, un attimo. Hanno bisogno di questo lavoro. Benissimo. Ma conoscete l'ultimo regalo che si è fatto ieri in Parlamento? Che il regalo che ha ricevuto la casta parlamentare. Che è successo? L'ultima seduta di aula che abbiamo tenuto ieri, l'ultimo regalo alla casta è stato un regalo che è stato fatto proprio alla Lega, perché su proposta del presidente della Camera Fini si è fatta una deroga al regolamento della Camera che prevede che ci siano 8 segretari d'aula, cioè i segretari d'aula sono dei deputati che hanno anche la funzione di segretario. E allora? Per questa funzione hanno un ulteriore emolumento e hanno una serie di privilegi e naturalmente nel regolamento è previsto che ce ne siano 8. Vabbè, allora? Ebbene, la Lega ha fatto richiesta, poiché ne aveva già uno di deputato segretario, dice ma adesso noi siamo opposizione e quindi l'opposizione non può avere solo un Vabbè, la Lega voleva più segretari d'aula. E allora hanno fatto una deroga al regolamento. Vabbè, ma sono dettagli, va benissimo, Barbato. E hanno portato a 9 i segretari d'aula, ma la cosa più assurda è che la Lega continua a tenere i 6 presidenti di varie commissioni parlamentari,
perché ha acquisito quando maggioranza. Vabbè, però Barbato, stavamo parlando d'altro. Fino a quando lei non ci dice che cosa c'è in questi filmati su Fini, cioè lei capisce che non possiamo lanciare una bomba come questa sulla terza carica dello Stato, ci dica il contenuto di questi filmati, perché davvero è una cosa che ci sconcerta, non per saperne almeno il contenuto, quale sarebbe lo scandalo. Parliamo della terza carica dello Stato, Barbato, scusi se insisto, scusi signor Cruciani se insisto, ma è una cosa gravissima, gravissima. Va bene, anzi il vostro lavoro di giornalista è un lavoro davvero che apprezzo moltissimo, perché così dovrebbero fare sempre i giornalisti. E allora ce lo dica. E allora io, per quanto mi riguarda, le posso dire che o si tratta della terza carica dello Stato, sì, o si tratta dell'ultimo usciere. Vabbè, questo lo sappiamo, lei non guarda in faccia a nessuno. Allora, cosa è successo? Potete essere certi che se con questa diffida, questa minaccia di sanzioni che prenderanno nei confronti che oggi mi è stata inoltrata, insomma, cioè Fini non si deve permettere, perché io ho del materiale su di lui, questo vuol dire questo lei. Nel modo più assoluto. Beh, questo non lei voglio ha detto. Dire affatto questo, io voglio dire una semplice altra questione, voglio sì, parlare. E qual è? Voglio dire che io continuerò in questo lavoro che ho fatto, e allora questo lavoro che ho fatto, ma questo lo sappiamo, perché ce l'ha detto, che c'è su Fini? Allora, su Fini come su tanti altri, vabbè, come su tanti altri, cosa c'è? Con tanti altri elementi hanno una serie di privilegi, hanno una serie di atteggiamenti che ma lei ha filmato il presidente mentre parla? Allora io ho filmato il presidente, un lavoro con il quale ritengo di dover informare gli italiani. Ma questo lo sappiamo, ma c'è Fini che parla in questi filmati? Allora, in questo lavoro che sto facendo e che porterò avanti, devo, ed è mio dovere farlo, denunciare una politica immorale. Ma che ma questo va bene, d'accordo, io voglio capire se Fini in questi filmati, c'è Fini che parla, sì o no? Allora, io le posso dire solo una cosa. Mi dica sì o no, e poi il contenuto. Allora, no? Io ho le prove di come dall'ufficio di presidenza e dal presidente Fini fino all'ultimo peones che sì, ho intercettato c'è un comportamento non corretto, sì, c'è un uso improprio delle istituzioni, degli uffici istituzionali, e okay, per questa ragione io nei prossimi giorni denuncerò tutto quanto. E innanzitutto comincio già a dirvi, sì, che l'ufficio di presidenza composto dal presidente Fini, sì, dai quattro vicepresidenti, dai sì, tre questori deputati, non possono processarmi perché non hanno le carte in regola per processarmi. Dal punto di vista morale? Dal punto di vista morale? Dal punto di vista comportamentale nell'esercizio delle loro funzioni. Benissimo, benissimo. Perché hanno svolto un lavoro utilizzando con il denaro pubblico, uffici, appartamenti, pasti, insomma privilegi, anche Fini, sprechi, anche Fini? A tutt'oggi beneficiano. E allora, se agli italiani si chiedono i sacrifici, non possiamo consentire che questa casta continui a farla franca. Benissimo. E a vivere bene. Lei non mi ha detto, se c'è la voce di Fini in questi filmati, però. Allora, una cosa è certa, o si chiama Fini, o si chiama Pasquale Rossi, allora potete essere sicuro che lei va avanti lo stesso. Non farà sconti a nessuno, ma perché devo liberare questo paese da questa casta famelica. Allora, la casta famelica, senta un attimo, è vero o no che lei aveva un'assistente donna che pagava in nero, che l'ha denunciato, con cui ha patteggiato in tribunale? Nel modo più assoluto, non è affatto vero. C'era il mio portavoce che ha portato nel mio ufficio una sua amica, infatti questa amica, quando mi ha citato, ha scritto nell'atto di citazione che da me non è stata neanche licenziata. Ma lei ha patteggiato o no? Non ho patteggiato, perché la signora, per la verità, che è venuta in ufficio. Scusi, quando le hanno fatto una domanda a Piazza Pulita, lei ha detto che ha patteggiato, mi sembra, o no? Nel modo più assoluto, perché c'è in realtà ha negato. C'è l'atto del però ha patteggiato, non mi dica, io non ho patteggiato con nessuno. C'è l'atto della causa, dal quale si evince
che il magistrato, prendendo atto delle dichiarazioni della signora che diceva di non aver mai avuto rapporti con me, di non essere stata mai né assunta né tantomeno licenziata. L'unica Dunque cosa lei che non ha mai patteggiato con nessuno? Nel modo più assoluto, l'unica cosa che ha fatto è di aver trasmesso all'ufficio di sicurezza, perché per poter essere nell'ufficio doveva avere un'autorizzazione. Ma lei ha mai pagato in nero qualcuno? Mai? Mai, io tutti i dipendenti che ho hanno tutti regolari contratti con me, perché ecco, la morale è qualcosa che ti deve accompagnare in ogni attimo della tua vita. Assolutamente, bene, grazie a Francesco Barbato, grazie. Grazie a voi.